Ciao a tutti amici e ragazzi e benvenuti in un altro video. Oggi andremo a fare la reaction di nuovo di Arex Evastatore e per oggi andranno a vedere fare un unboxing a tema dinosauri. Esatto, a tema dinosauri. E adesso andiamo a vedere il video che cosa stanno combinando i nostri amici. Ciao a tutti ragazzi! Oggi faremo l'unboxing di questa fantastica confezione di bicchieri di plastica! Come Arex ha dei bicchieri di plastica? E dove li ha comprati? Beh, non lo so, forse in qualche mercato. Oh, ma che stai facendo? Sto facendo l'unboxing, non lo vedi? Ma l'unboxing di che? Di una confezione di bicchieri di plastica? E perché? Interessante! No, non è interessante per niente, cambia subito! Va bene! Ricominciamo! Ciao a tutti ragazzi! Oggi faremo l'unboxing di questa meravigliosa videocassetta intitolata Alla ricerca della valle incantata! Andiamo da vedere insieme! Adesso? Guarda, non guardiamo! Ma ti sembra caso di guardare un film mentre facciamo un video? Sì! Così facciamo la reaction! Facciamo che? La reaction! Che cos'è sta reaction? Oh, ma non lo conosci proprio l'inglese! Facciamo la reaction! No, scusa, continuo a non capirti! Parla chiaro! Oh, ma non capisci niente! Ci filmiamo mentre guardiamo il film! Ecco cosa voleva dire Ari! Ma non dire cavolate che verrebbe fuori il video di 50 ore! Cosa? Non sei mai contento! Ciao a tutti ragazzi! Oggi faremo la recensione di questo fantastico peluche! È un pappagallo rosa, basta, abbiamo finito! Oh, che noia! Ciao a tutti ragazzi! Oggi faremo la recensione di questa pianta! Ciao a tutti! Oggi faremo la recensione di Tinky Winky! No! Ciao a tutti ragazzi! Oggi faremo la recensione di questo bruttissimo Harry Potter con la sua scopa da Quick Disc! No! Ciao a tutti! Oggi faremo la recensione di questo pacchetto di fazzoletti! No! Oggi faremo la recensione di questo Tu sei tutto scemo! Oggi faremo la recensione di questa chitarra alzata con la corda! No! Di questa scimmia rosa! No! Di una torcia! No! Di un nastro adesivo consumato! No! Di un rotolo di carta igienica! Ma no! Di un rotolo di carta igienica consumato! No! Certo che sei impossibile da accontentare, Ma ti sembrano degli oggetti adatti per fare un video? Sì! No, invece! Qui ci vuole qualcosa di interessante! Qualcosa di fico! Di là ho uno spray anti-zanzare! Ma cosa di quello? Ora vi dico io di cosa faremo la box! Ah sì? E sentiamo! Arrivo! Ecco qua! Abbiamo 5 busta sorpresa a tema dinosauri! Abbiamo queste, che contengono un dinosauro morbido e allungabile, più questa busta sorpresa a tema Jurassic World, e questa che dovrebbe contenere un dinosauro con gli occhi che si illuminano al buio! Oh! Ma è interessante! Fammi vedere un po', aspetta. Oh, guarda cosa ho trovato! Fammi vedere. Oh, c'è uno speciale col Saur? Oh, sarà tutto giallo. Speriamo se ci capita qualche volta di trovarli. E chissà se troveremo lo speciale col Saur. Sì, dai, iniziamo da queste. Oh, ecco le figurine! Oh, tra queste figurine mi ricordo, ci sono alcuni dinosauri che riconosco, che mi riconosco qualcosa. Fammi vedere, aspetta che vado avanti. Dai, iniziamo da queste. Oh, quello verde sembra Squirtle dei Pokémon. Cosa? No, nelle figurine. Ah, ok, pensavo voi che l'avevi trovata da qualche parte. Vabbè, no, non fa niente. Va bene, facciamo metà io e metà tu. Va bene. Piovono figurine! Cosa hai trovato tu? Purtroppo no. Ehi, ma quanto hai trovato, Vastatore? Ho trovato 2 tirannosauri, 3 denti, 3 mosasauri che cacciano uno Shonisaurus, 2 triceratopi, 2 figurine di un triceratopo con un dinosauro e 2 con un... che è un allosauro che attacca un brontosauro. Vabbè. Mi è andata molto bene. Tutte quelle che ho trovato sono doppioni. Per non parlare di queste che le ho trovate ripetute 3 volte. Però devo dire che quelle che ho trovato sono davvero fighe. Qui possiamo vedere un tirannosauro blu impegnato. I tirannosauri non erano blu? Nella preistoria erano verdi. E lì c'è anche un triceratopo con un pterodattilo. Insomma, quelli che volano. Oh, avete detto vola. Tu stai zitto, Civetta. Scusa.
nella lotta contro un triceratopo. E sullo sfondo abbiamo uno pteranodonte e un vulcano in eruzione. Qui abbiamo un mosasauro intento a cacciare la sua preda, un altro tirannosauro vivissimo, non come Arex. Cosa hai detto a tuo fratello? Scusa, e qui abbiamo una dentiera, magari per dinosauri che non hanno denti. Poi qui abbiamo un allosauro che attacca un altro dinosauro. Però purtroppo la figurina non è completa, quindi non c'è dato saperlo. Ma credo si tratti di un brachiosauro, oppure di un diplodoco. Vediamo qual è che ha trovato invece. Ne hai trovato uno, qual è il mio? Poi hai trovato uno stegosauro. Cosa ha trovato? Oh, quello sono io. Quello sono io che attacca. Arex, ehi, che cosa fai? Guarda, guarda cosa dice il Arex. Ehi, che mi sto spostando? Sto preparando le mie provviste, i miei regali di compleanno. Si difende da un allosauro. Lo stegosauro, ragazzi, è un dinosauro vissuto nel Giurassico superiore circa 150 milioni di anni fa. E il suo segno distintivo è senza dubbio la doppia fila di piastre che gli percorre il dorso, per non parlare degli affilatissimi spuntoni che aveva sulla punta della coda. Potevano risultare decisamente letali per qualsiasi predatore che provasse ad attaccarlo. Poi abbiamo un triceratopo, un altro stegosauro, un altro rettile acquatico, che potrebbe essere un altro mosasauro, ma non ne sono sicuro. Poi abbiamo un'immagine che ha tutta la... E poi cosa hanno trovato? E poi una statua della libertà con tre uccelli volanti. Oh vabbè, scopriamo. L'idea di essere una scena post-apocalittica con i dinosauri. E i dinosauri che compaiono in questa figurina sono tre pteranodonti. Avete sentito uccelli... dinosauri che volano? La prossima volta che vieni ti uccido. Oh, scusa. Oh, e sono tre pterodattoli sopra. E qui abbiamo un plesiosauro. Il nome plesiosauro è usato per riferirsi a tutti i membri dell'ordine dei plesiosauri. Ma nella cultura popolare questo termine è usato soltanto per riferirsi alle forme a collo lungo. Pensate che persino il mostro di Loch Ness, che pur essendo una creatura immaginaria... Oh mio Dio, che cos'è il mostro di Loch Ness? Oh, sono quei plesiosauri che vivevano una volta tanto tempo fa in Inghilterra. Viene etichettato come plesiosauro. Questo però l'ho letto su Wikipedia. Poi hai trovato uno spinosauro e due dinosauri piumati. Ma che significa? Sono esistiti dinosauri con le piume? Ma certo, molte le specie di dinosauri che avevano le piume. Non ci credo. Sono incazzati con i polli. Chissà, magari anche i dinosauri come te avevano le piume. No dai, non è vero. Ora ti sto immaginando con un folto piumaggio con cui fai swish. Pitoso. Però non ti ho fatto vedere l'ultima figurina. L'ho tenuta per ultima. Guarda che bella. Oh, ma è fighissima. È una figurina in 3D. Sì. È bellissima. Adesso aspetta che porto una cosa. Che cosa? Allora che cos'è? No, sto scherzando. Oh, vabbè. Mia, dammela! Bene, apriamo le altre buste! È ora di scoprire i nostri dinosauri con mostri! Vabbè, io mi sono cacciato dopo. 2, 3. Vediamo un po' cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato un triceratopo, un parasaurolopo e un dinosauro col collo lungo indefinito. Non saprei dire se è il collo lungo o no. Potrebbe essere un apatosauro, potrebbe essere un iguanodonte. Ma il collo troppo lungo, poi le zampe non sono come quelle di un iguanodonte. Ma non sono nemmeno come quelle di un apatosauro. Ma non riesco nemmeno a capire se si tratta di un dinosauro col collo lungo o col collo corto. Cioè magari è un dinosauro col collo lungo a cui hanno fatto il collo troppo corto, oppure un dinosauro col collo corto a cui hanno fatto il collo troppo lungo. Ma insomma, perché cavolo non scrivete i nomi dei dinosauri? Soprattutto quando li fate così male. No, bastatore, calma, ci è successo niente. Non capite che quando fate dinosauri così piccoli e gommosi non si avvicinano nemmeno di poco alla realtà? Stai, bastatore, stai calmo, non è successo niente. Magari i nomi ci sono scritti. Controlliamo meglio, dai. Guarda, ci sono le figure di tutti i dinosauri che puoi trovare, ma non ci sono scritti i nomi. Dimmi come fanno i bambini o i ragazzi a imparare i nomi dei dinosauri se li presentano questi esserini gommosi senza un nome? Sì, in effetti. Guarda questo ad esempio. Quale esempio? Quello là giallo? Ma a me sembra più un cinese che sembra un tasso. E in verità più sembra una talpa.
Non puoi vedere che ha gli occhi da cinese? Cosa ti sembra? Cosa ti sembra? A me personalmente sembra una talpa. Un tasso, ma di certo non un dinosauro. Va bene, ho capito. Calmati. No, io non mi calmo per niente. Perché io volevo sapere che razza di dinosauro fosse quello. E non lo saprò mai. Quindi per me resterà sempre una banalissima giraffa blu dal collo corto. Basta, calmati che ti si alza la pressione. Dai, adesso ti faccio vedere una cosa figa, ok? E quale? Dai, guarda qua. No, non ha capito che non voglio avere niente a che fare con questa sottospecie di dinosauro senza nome. Non mi interessa, mi fa schifo, non lo sopporto. Una vera e propria schifo. Oh, è bellissimo! Sì, hai ragione, guarda come si illumina il buio! Sì, quando arriveranno gli Epic Game Awards che faremo l'unboxing insieme a Alex e Vastatore sarà ancora più bello, sì! Oh, che bello! Hai visto? Non è poi così male! E va bene, lo ammetto, è carino. Ma resta il fatto che non ho idea di che genere di dinosauro sia. Perciò, ragazzi, aiutateci voi a trovare l'identità di questo dinosauro. Magari scrivendo la vostra opinione nei commenti qua sotto. Secondo voi di che specie si tratta? Aiutateci a risolvere questo mistero, per favore. Dai, abbiamo altre due buste da aprire! Apriamo questa di Jurassic World! Ok! Anche se sono convinto che troveremo per l'ennesima volta blu. Perché? Ci sono tanti dinosauri a Jurassic World! E che ne so, a quanto pare sono tutti fissati con quella vanitosa di blu e la trovo ovunque. Trovo i giocattoli di blu, le action figure di blu, gli stickers di blu, le carte igieniche di blu. E non mi è mai capitato il Carnotauro! Dai, magari questa volta trovi qualcosa di diverso! Magari troviamo il Carnotauro! Speriamo! Ecco, guarda un po' che ho trovato. Bravo, hai trovato il Carnotauro! Ma non lo vedi che è blu? Vabbè, ci ho provato. Volevo darti una speranza in più. Tra i rari dinosauri che potevi trovare, nemmeno c'è il Carnotauro. Bravi, guarda. Blu sta pure sulla copertina del libretto. Che vantosa. E scommetto che se lo apro mi ritrovo di nuovo lei davanti. Guarda un po', che sorpresa. E se girassi di nuovo pagina? Guarda un po', un'altra blu. E se invece chiude il libretto? Blu ha fatto puff! Non c'è più! Guarda, una foto di blu quando era piccola! Che carina! Ma basta, non ne posso più! Bastatore, stai calmo, io sono calmo! Non ti arrabbiare, vero? Ecco, vediamo l'ultimo. E apriamola. Ma è bellissimo! Ma è terrificante! Ma guarda che occhioni dolci! Ah, sì, lo vedo! È uno sguardo anche molto profondo, devo dire! Ecco, vedi, era quello che dicevo io! Sì, ma è terrificante! Dai, vediamo come funziona! Aiuto! Poi spegniamo la luce e vediamo che succede! Oh mio Dio! Ma è bellissimo! Ma è spaventoso! Riaccendi subito la luce! Uffa, va bene! Ecco! Ma che fai? Ti stai nascondendo? Sì, levalo subito dalla mia vista! Oh mamma mia, grande e grosso come sei! Hai paura di questo piccoletto! Non voglio sentire questioni! Mettilo subito via! Va bene! Alex, non c'è musica. È molto silenzioso. No, non farlo, ti prego. L'ho messo via, ti puoi girare ora. Sicuro? Sì. Va bene. Che stupidoni! Bene ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, cliccate Bastatore. Cosa vuoi? Dobbiamo salutare i ragazzi. Non fare il maleducato. Girati e salutali anche tu. No, non mi giro. Vabbè, ma allora salutai soltanto. Ciao ragazzi, non dimenticate di cliccare qui per iscrivervi al canale per non perdervi gli altri video dedicati ai vostri giocattoli preferiti. Ecco, bravo! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao a tutti! Oh, è stato troppo divertente! Bene, noi ci vediamo alla prossima reaction! Ciao!